Contagi da Covid-19 in aumento e questa volta a registrare il trend negativo è la provincia dell'Aquila, con i numeri più alti con la Valle Peligna, la Marsica e l'Aquila, dove il focolaio di Lucoli ancora viene monitorato attentamente. Una situazione che preoccupa non poco è quella legata ai rientri di giovani dalle vacanze. Anche i ricoveri nel giro di pochi giorni sono aumentati da 12 a 20, tutte persone con la polmonite, mentre alcuni del focolaio di Sulmona sono guariti e tornati a casa da poco, come spiega il primario di malattie infettive Alessandro Grimaldi. C'è stata un'inversione rispetto alla prima fase dell'emergenza Covid, cioè nel senso che nel periodo marzo-aprile abbiamo avuto più ricoveri sulla costa, adesso stiamo avendo molti più ricoveri qui nel nostro ospedale. La situazione invece attuale del nostro reparto è questa, cioè siamo arrivati dopo una media di 4-5 pazienti e nel periodo massimo 6 che abbiamo ricoverato nel periodo estivo, diciamo, quindi giugno, luglio, fino alla metà di agosto, adesso diciamo abbiamo 20 posti letto occupati da questi pazienti, quindi c'è un incremento significativo, siamo arrivati quasi alla saturazione del reparto, anche se contiamo di mandare via i primi pazienti guariti, anzi alcuni del focolaio di Sulmona già sono andati a casa guariti dalla polmonite. L'ospedale da campo del G8 trasformato in ospedale Covid fortunatamente è vuoto oggi, significa che non ci sono pazienti in terapia intensiva, ma va favorito comunque il turnover, cioè i pazienti che stanno bene vanno tenuti in isolamento a casa laddove possibile, ma il primario ribadisce che comunque per sicurezza vanno individuate delle strutture apposite per chi non può tornare a casa e deve proseguire con l'isolamento. Qualora dovessimo riaprire le rianimazioni, significa che per noi sarebbe una sconfitta, cioè significa che non abbiamo imparato niente dalla prima fase. Quindi io ritengo che in questo momento bisogna fare molta prevenzione sul territorio. I pazienti più importanti, quelli più gravi, vanno ovviamente ricoverati in ospedale, perché se uno ha una polmonite va ricoverato in ospedale ovviamente. Gli altri possono essere tenuti a casa in isolamento e una volta stabilizzati quelli ricoverati in ospedale e guariti clinicamente vanno isolati in strutture idonee. Speriamo quindi che possano essere riaperte delle strutture idonee dove fare questo tipo di isolamenti.